Con il consigliere Salvatore Ferrara, candidato con il FLI, quali motivi che l'hanno spinto a candidarsi con il FLI? Allora, innanzitutto io per circa 7 anni sono stato il presidente del Circolo di Alleanza Nazionale Europa 2000, che molti a Trappeto ricordano. Sono stato sempre Confini, dal 92 fino a oggi, quindi ho passato tutti i passaggi politici che ha fatto l'attuale presidente della Camera. I motivi sono comunque vari e sono legati a un programma che rispecchia tutto il territorio italiano, da nord a sud. Vorrei dirvi per esempio che il FLI, insieme al Movimento 5 Stelle, è l'unico partito che ha un programma che per rilanciare il sud. Tutti gli altri partiti non l'hanno. Basta pensare, lo stesso PDL e la Lega hanno un programma che io definisco e che molti giornalisti definiscono un accordo tra un asse meridiano tra Maroni e Tremonti, l'ex ministro, e l'attuale presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, anzi l'ex presidente del Consiglio dei Ministri. Noi tentiamo di rilanciare il territorio, come detto prima, da nord a sud, con diverse proposte di programma. E siamo candidati alla Camera da soli, mentre al Senato siamo con la scelta civica per Monti, con la coalizione UDC, FLI e scelta civica. E, come dicevo prima, i motivi sono diversi, sia da un punto di vista ideologico, come ho spiegato prima, perché ho passato tutte le fasi che ha passato Fini nei vari partiti. Sia dallo scioglimento di Alleanza Nazionale, quando poi è entrata nel grande partito del PDL, molti, devo dire, sostenitori di Fini allora non appresero questa notizia di buon gusto. Nel senso che preferivano, che Alleanza Nazionale continuasse a essere protagonista come partito. Oggi Fini finalmente si è rivisto sulle sue idee, ha iniziato a formare una nuova coalizione attraverso il FLI, formata da come si può vedere da tutti i personaggi nuovi. Infatti tutti i candidati che si candidano in tutte le circoscrizioni d'Italia sono dei giovani che hanno un'età media compresa tra i 25 e i 45 anni. E la cosa bella è che nessuno di loro, a parte il nostro presidente e il vicepresidente Italo Bocchino, ha fatto campagne elettorali a livello nazionale. Questo viene definita un'epurazione delle liste, cioè mandare tra virgolette il vecchio a casa e cercare di piazzare il nuovo nei vari territori. Come dicevo prima, i motivi sono vari perché il programma è vasto ed è un programma che è in continua evoluzione. Basta collegarsi sulla scelta civica di Monti per vedere che l'agenda non solo viene modificata quasi giornalmente, ma la cosa bella è che viene proposta dai cittadini italiani. Noi non possiamo lasciare le mani né al PD di Bersani e né tantomeno al PDL e alla Lega di Berlusconi e Maroni. E i motivi sono evidenti, da 13 anni loro governano, da quasi 13 anni, e il risultato è stato un disastro economico a livello nazionale. Basta pensare per esempio alla famosissima IMU che tutti noi abbiamo pagato, che la Lega non ha, tra virgolette, il coraggio di dire l'abbiamo messa noi. Perché dico questo? Se voi, molti di voi andranno a vedere su internet il decreto legislativo del 14 marzo 2011, il numero 23, si accorgeranno che l'IMU è stata proposta da
da Berlusconi, Tremonti e Maroni. È stata proposta per quanto riguardava il federalismo fiscale, cioè gran parte dei tributi dovevano rimanere nelle varie regioni. Questa famosissima IMO doveva, tra virgolette, essere operativa nel 2014. Però Berlusconi, con molta astuzia, devo dire, si è ritirato dal governo, ha messo un uomo che era Monti, che tra virgolette non l'ha messo lui, però gran parte dei sostenitori politici del Parlamento avevano indicato Monti come l'emblema del governo tecnico che potesse accordare un po' tutti. Il problema è che Monti non ha fatto altro che attuare il decreto di Tremonti, Maroni e Berlusconi, ma in realtà già di per sé loro nel 2014 lo volevano attuare. È stato attuato nel 2012 con gravi disagi alle famiglie. Ora non si capisce com'è che Berlusconi tende a ritirarlo. Evidentemente lui ha delle bacchette magiche che altri politici non hanno, perché è l'unico politico che sta promettendo di ritirare l'IMU. C'è qualcosa che non quadra, perché né Bersani, né Peppe Grillo, né Fini, né l'UDC di Casini, né Monti dicono di ritirare l'IMU. Perché? Perché economicamente l'Italia attualmente è un disastro. Come fanno a ritirare l'IMU? Noi abbiamo delle proposte molto molto valide a riguardo l'IMU e intendo comunicarle, perché oltre a, tra virgolette, a difendere il premier uscente, il signor Monti, che fra l'altro è un economista di grande valore, non dice le cose così tanto per dirle. Quando si fa un programma si deve far capire alla gente il perché di certe, come si dice, come posso dire, di certe operazioni che i governi fanno. Allora, noi per esempio abbiamo nei nostri programmi, oltre alla legalità, di cui ne facciamo una battaglia, perché dove c'è legalità c'è libertà economica, c'è sviluppo, c'è una serie di situazioni che permettono allo Stato e anche al cittadino di poter vivere democraticamente e quindi di poter far crescere la propria economia. Noi in questi programmi parliamo di riforma fiscale. Berlusconi non parla di riforme fiscali. Neanche Bersani riesce a parlare realmente di riforma fiscale. Per esempio, io su Bersani voglio esprimere una mia piccola opinione. È una sinistra che tendenzialmente ha un unico programma, quello di battere Berlusconi. Poi per il resto non si capisce che cosa vuole attuare. Stavo dicendo, noi per esempio per quanto riguarda la riforma fiscale, non elenco tutti i punti perché il programma è vasto, noi vogliamo favorire i redditi più bassi, quindi per quanto riguarda le famiglie e gli anziani. Che cosa proponiamo? Proponiamo di intervenire sull'IMU a partire direttamente dal 2013, quindi dal nuovo governo, aumentando le detrazioni sulla prima casa, cioè da 200 li passeremo a 400 euro, raddoppiando le detrazioni per i figli a carico, che attualmente sono da 50 euro, li porteremo a 100 euro, e introducendo una detrazione di 100 euro per gli anziani soli o persone che hanno disabilità, cioè il tutto fino a un massimo di 800 euro. In sostanza la prima casa non viene pagata più, però il contesto dove sta? Nel non imbrogliare la gente, cioè lui non può dire, o meglio la coalizione PDL, Lega Nord, non possono dire di restituire l'IMU. Cioè, a parte il fatto che ho scoperto da oggi, mi pare ci sono alcune denunce al riguardo per le lettere che sta mandando Berlusconi, proprio per questo motivo, perché rappresenta il falso, cioè uno non può dichiarare di poter fare una cosa quando non la può fare. Cioè, nel complesso, ritornando al discorso dell'IMU,
tutta la riduzione, quindi il gettito dell'IMU sarà di circa 2,5 miliardi di euro. Noi per esempio da tutto ciò escludiamo delle modifiche di tassazione alle forme di patrimonio. La Lega che vuole fare non si capisce, Bersani che cosa vuole fare non si capisce, attualmente Berlusconi vive di populismo e quindi lancia le sue proposte come meglio può. La gente deve capire che lo Stato per riprendersi da questa crisi economica non lo può fare così dall'oggi al domani, bisogna fare dei sacrifici, gli italiani realmente li hanno fatti i sacrifici e io parlo ora non da candidato ma bensì da cittadino. Anche io ho fatto i miei sacrifici sull'IMU, anche io ho pagato le tasse e anche io non voglio continuare a pagare le tasse come sono state pagate in questi ultimi 8 mesi, perché non si può portare uno Stato al dissesto economico semplicemente facendo populismo. Anche Peppe Grillo per esempio è un populista, perché Peppe Grillo raccoglie, devo dire con molta franchezza, le critiche di tutte le persone. Io visito molto spesso i blog di Peppe Grillo e quello che dice la gente su questi blog è quello che dico io, che vivo io, che vive ognuno di noi. Il problema è attuare un programma serio, perché se uno dice che deve dare 1.000 euro per 3 anni a ogni famiglia, sta dicendo, scusando la frase, una grossa fesseria. Perché lo Stato non può dare 1.000 euro a ogni famiglia, come Berlusconi non può ritornare l'IMU. Cioè, dobbiamo essere coscienti per chi andiamo a votare, cioè, non possiamo continuare ogni giorno ad appigliarci li definisco certi santoni che cercano di coprire i problemi momentaneamente per poi farli risorgere fra 2 o 3 anni. Cioè, è possibile che anche Berlusconi leva l'IMU sulla prima casa, ma levando l'IMU sulla prima casa che cosa ha risolto, se noi per esempio promuoviamo tante di quelle detrazioni che favoriscono la povera gente e colpiscono, ahimè, tra virgolette, chi è più ricco. Una proposta che ho fatto direttamente io e che è stata, devo dire, accolta in una delle riunioni è stata quella, sempre riguardando le fasce più deboli e quindi il popolo, e quindi si tratta di fasce debole ma anche medie, cioè pensate che le tasse si debbono pagare sull'immobile o sul reddito? Io penso che sia più corretto pagare le tasse sul reddito e non sull'immobile, e l'esempio lampante può essere il fatto che ognuno di noi per esempio dopo 100 anni di salute dei nostri genitori si ritrova una casa in più. Realmente chi ha una casa in più è ricco? Penso proprio di no, perché l'ha avuta in eredità. Se io ho uno stipendio medio di 30.000 euro, di 20.000 euro e mi trovo 2 case, non è stata la mia capacità, è stata l'eredità ricevuta. Quindi perché io devo pagare delle tasse su un immobile in più non avendo il denaro per poterlo fare? Cioè, devo pagare le tasse sul reddito. Ora, se tutti pagassero le tasse sul reddito e se la nuova forma di tassazione fosse basata sul reddito, le cose andrebbero molto diversamente, perché tutti i cittadini pagherebbero e lo Stato starebbe meglio. Il problema delle tasse è un problema gravissimo, un problema che grava su tutti, perché è legato molto alla disoccupazione, cioè è legato molto al rincaro vita, non lo so, il carburante per esempio. Sono delle situazioni che vivono tutti, dall'autotrasportatore alla semplice famiglia, a chi la mattina si alza per andare a lavorare, qualunque lavoro faccia, possa fare il pescatore, l'agricoltore, il professionista come me, cioè chiunque vive spostandosi. Ora, giustamente, se in uno stipendio medio di 1.600, 1.800, 1.300 euro un padre di famiglia che deve andare a lavorare fuori paese o deve mettere il carburante per andare in campagna, per portare la propria frutta al mercato e se la ritrova a circa 2 euro al litro,
capisco che non si può andare avanti. Per non parlare, per esempio, di un mercato agricolo che non è totalmente fiorente, ma già da diversi anni, perché non c'è, ahimè, e questo forse pecchiamo, io sono sincero, non c'è un programma relativo all'agricoltura. Cioè, sembra che l'agricoltura sia abbandonata a se stessa. Eppure ci sono delle leggi che permettono agli imprenditori agricoli di ingrandirsi e di poter esportare anche all'estero. Non si sa perché queste leggi sono per pochi e non sono per tutti, perché oggi come oggi aprire una cooperativa, un'azienda, bisogna essere perfetti in tutto, e per ottenere un contributo chi ha la possibilità, tra virgolette, non si sa come, lo ottiene. Chi è un giovane imprenditore e vorrebbe iniziare un lavoro nel campo dell'agricoltura perché magari ha i terreni lasciati dal papà, dal nonno, a stento riesce a coltivare e a stento riesce a vendere il proprio prodotto. Cioè, io penso che è una situazione in Italia, al di là dell'agricoltura, del turismo, per esempio anche lo stesso Trappeto, cioè, non è un paese turistico, è un paese a vocazione turistica. Cioè, noi non abbiamo ricezioni alberghiere, cioè, noi non abbiamo strutture che permettono realmente di poter fare turismo. Cioè, in Sicilia il turismo si fa in media ogni 80 chilometri, cioè, si parte da, per indicare, Cefalù, si arriva a Castellammare San Vito, per poi arrivare tipo da Agrigento, Sciacca, cioè, però una costa bella come la nostra, cioè, si dovrebbe valorizzare da Messina fino a Siracusa e ritornare di nuovo a Messina, perché a parte da un punto di vista archeologico, quello che abbiamo noi non ha la lega al nord, cioè, perché loro hanno delle origini celtiche, almeno nel loro simbolo c'è una stella verde, tipo, noi qua abbiamo a livello archeologico sono passati i greci, i romani, gli arabi, gli spagnoli, cioè, noi abbiamo una cultura che loro non hanno. Cioè, noi potremmo vivere di turismo basandoci soltanto sulla nostra storia culturale. Purtroppo però anche il turismo, nonostante la Sicilia venga visitata ogni anno da diversi turisti, non riesce a decollare. Perché? Per i prezzi che sono molto cari rispetto magari a altre mete turistiche, per il fatto che non abbiamo alloggi a sufficienza, per il fatto che non diamo offerte particolari che ci permettano di far venire turisti in Sicilia, le motivazioni sono diverse. Anche qui ci sono i contributi, ma non si sa perché questi contributi, per essere presi, i progetti si prolungano negli anni. Cioè, un imprenditore che vuole aprire qualcosa, minimo sta 3-4 anni per poterlo fare. Ecco, noi i nostri programmi, per quanto riguarda le imprese, abbiamo proprio lo snellire delle pratiche. Per esempio, per quanto riguarda quello che stavo dicendo, per sostenere il mondo delle imprese, che cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di ridurre progressivamente, ma significativamente, l'IRAP durante la legislatura, che è una tassa che è una batosta. L'obiettivo primario è di eliminare il monte salari dalla base imponibile dell'IRAP. La nostra proposta implica che nel 2017 il gettito IRAP sarà circa di 11,2 miliardi, meno del livello attuale. In pratica un dimezzamento del peso IRAP sul settore privato, e non prevediamo di aumentare l'aliquota IRES. Cioè, sono dei concetti che io non vedo negli altri programmi elettorali. Cioè, molti magari pensando, dice, ma che sta dicendo? Cioè, in parole povere, quando si riducono determinati tributi, si dà la possibilità al privato di sia aumentare il guadagno e sia di favorire tipo l'evoluzione dell'impresa. Oggi non è così, oggi le tasse superano il 53%,
cioè, e devi pensare che un imprenditore con il rimanente 47% deve pagare tutto quello che rimane, dalle assicurazioni alle macchine, alla luce, al gas, i telefoni, cioè non riesce a vivere come dovrebbe realmente vivere. Per quanto riguarda l'occupazione, questo è un altro motivo che mi ha spinto a candidarmi con il FLI. Noi stiamo tentando, se riusciremo a essere tra virgolette presenti in Parlamento insieme a tutta la coalizione, e stiamo tentando di creare una nuova occupazione e contrastare la precarietà. Quindi che cosa proponiamo? Proponiamo la sperimentazione sulla base di accordi quadro regionali, e mi riferisco al fatto che noi abbiamo un programma per il Sud, perché quando si parla di accordi quadro regionali si riguarda tutte le regioni d'Italia. Noi non diciamo come Bersani che diamo il lavoro, o come Berlusconi che darà 4 milioni di posti di lavoro, anche perché ancora noi aspettiamo il milione di posti di lavoro che doveva dare allora. Quindi non vedo come li deva dare ora 4 milioni, se non è riuscito a darne uno in precedenza. Quando si parla di accordi quadro regionali, quindi pensiamo a che cosa? A un nuovo tipo di contratto di lavoro. È un contratto a tempo indeterminato con delle caratteristiche principali: più basso costo previdenziale e fiscale, più flessibilità del contratto indeterminato standard e con tutte le tutele del posto di lavoro, che è la cosa più importante, che oggi non c'è, perché oggi come oggi ognuno di noi rischia il proprio posto di lavoro. E non si sa quello che può succedere dall'oggi al domani. Quindi che cosa il nostro intento che cos'è? È cercare di favorire un lavoro a tempo indeterminato che abbia tutte le caratteristiche tipiche che riguardano la tutela e che adesso sono associate. Quindi che so, la maternità, la malattia, la pensione, le tutele contro le discriminazioni. Tutto deve essere riguardato in un contesto di quadro regionale e specifico a determinati settori. Ora non vi elenco tutti i settori perché sennò staremmo qua tutta la notte, però chi volesse informarsi su questi argomenti basta che va nei siti che riguardano l'Agenda Monti, riguardano la coalizione FLI o UDC e troverà tutto questo. Come vedete non siamo da soli, non siamo degli sprovveduti, cioè siamo una coalizione capeggiata da un premier che, ahimè, è stato molto criticato, ma è stato criticato perché purtroppo le televisioni flashano la popolazione, cioè la popolazione viene ingannata dai titoli dei giornali o dei titoli che si sentono nei telegiornali. Però in realtà, se si va a approfondire determinate cose, si accorge che la realtà è ben diversa. Cioè, ora gli stessi che hanno sostenuto per credo 8 mesi, quello che sia, il governo Monti, sono gli stessi che gli tirano le pietre. Cioè, finché andava in quella maniera e tutto andava liscio, va bene. Quando qualcuno ha deciso di staccare la spina, tutti hanno additato il presidente attuale. Credo che non sia corretto, anche perché il presidente attuale ha fatto delle scelte di campo che tendenzialmente vogliono portare l'Italia in Europa. Perché io parto dal concetto che l'Italia sia tutta unita, tutte le regioni d'Italia. Però parto anche dal concetto che l'Europa debba essere tutta unita. Cioè, e basti pensare che gli stipendi che abbiamo in Italia non sono paragonabili a quelli che ci sono in Germania o ci sono in Francia o in altre nazioni dell'Unione Europea. Cioè, non c'è il rapporto attuale tra lo stipendio o tra virgolette tra il guadagno e il costo di vita. Cioè, noi dobbiamo far sì che o riduciamo il costo di vita o aumentiamo gli stipendi. Credo che sia più corretto e più
attuabile ridurre il costo di vita che in questo momento aumentare gli stipendi. E Monti vuole fare questo, cioè non dà delle promesse, Monti dice la verità, cioè io vi dico che siamo combinati così. Se voi volete continuare a credere ad altri, infatti noi chiediamo il voto politico, che è ben diverso di andare a cercare il voto. Cioè il voto politico lo dà chi ci crede. Non ha importanza, il nostro obiettivo non è raggiungere il 20%, il nostro obiettivo è stare in una coalizione attuale, entrare in Parlamento e al Senato e dire la nostra. Cosa che invece gli altri non vogliono fare, loro vogliono dire solo la loro, senza mettersi in gioco con le altre coalizioni politiche. Cioè, un esempio lampante, io prendo sempre i capisaldi, perché sono tra virgolette i tre leader, i tre premier, come li vogliamo chiamare, Berlusconi e Bersani, per dire, e Monti. Cioè si trovano d'accordo su determinate cose a convenienza. E ciò che potrebbe convenire a Berlusconi potrebbe convenire anche a Monti, e ciò che potrebbe convenire a Monti potrebbe convenire a Bersani. Ora, dobbiamo essere onesti, cioè dobbiamo dare un voto a chi realmente sta presentando un programma di risanamento. Cioè il vero programma di risanamento sarà quello attuale, cioè continuare con Monti, se non vogliamo pagare altre tasse fra 2-3 anni che porteranno di nuovo nel declino economico l'Italia. Dicevo, i programmi sono, i motivi sono tanti, ho parlato dell'occupazione giovanile con le leggi quadro regionali che riguardano tutta l'Italia, e ci tengo a ribadirlo perché il concetto di occupazione, dare posti di lavoro, non è il concetto di berlusconiano che la mattina si alza, o Bersani, noi daremo lavoro, occupazione, sì, ma l'hai spiegato agli italiani come lo dai? Non l'hai spiegato, noi lo stiamo spiegando. Quando tu dici noi diminuiremo le tasse, ok, tu li diminuisci le tasse, ma a che cosa andiamo incontro quando tu diminuisci le tasse? Che fra 2-3 anni ne dovremmo pagare tutte insieme in un anno, come è successo 6 mesi fa? Perché noi purtroppo stiamo pagando i danni di 13 anni, 15 anni. Oddio, non li ha lasciati solo Berlusconi questi danni, perché questi danni ce li trasciniamo da circa un cinquantennio. Però è pur vero che alla Camera e al Senato ci sono sempre gli stessi deputati, cioè pensa che ed è attuale, noi avevamo 4 ministri siciliani che attualmente si ricandidano, ma realmente, ma che cosa avete fatto voi? Cioè lo stesso per esempio Tremonti, che oggi si presenta con la lista 3L che riguarda legalità, lavoro e libertà, cioè tu sei stato ministro, tu hai avuto la maggioranza attuale del Parlamento e del Senato, tu perché non li facevi prima queste cose? Perché oggi ti sei svegliato? Tra virgolette tu sei stato un ministro dimesso, cioè tu eri un ministro del PDL, vorresti spiegare agli italiani perché dal PDL hai tentato di fare delle liste da solo, non ci sei riuscito perché hai capito tramite sondaggi che non raggiungevi neanche l'1,5, ti sei ritirato e ti sei messo d'accordo con chi? Con Maroni, il cui giornali della Padania, che potete vedere tutti, sull'intestazione ci ha messo prima il Nord. Ora non capisco com'è che alcuni siciliani si presentano nelle liste della Lega Nord, fra l'altro a Trappeto, cosa gravissima, credo che sia anche illegale perché i simboli sono depositati, cioè si è allargato il simbolo 3L e diminuito quello della Lega, quando la gente andrà a votare non vedrà quel simbolo 3L, vedrà il simbolo della Lega Nord con i due simboli,
che uno riguarda Tremonti, ex ministro che propone tante cose e con la maggioranza non è riuscito a fare niente, e l'altro riguarda Maroni, che è semplicemente lo slogan principale che usa è prima il Nord. Ora, come si fa che ci sono dei partiti come quello nostro che credono nell'unità d'Italia e credono anche nel federalismo fiscale, ma non fatto in quel modo? Perché non si possono creare le macro regioni, cioè loro non possono creare delle regioni del nord sviluppate a discapito del centro e del sud Italia. Non esiste, gli italiani devono capire questo, cioè Berlusconi sta sbagliando in questo. Ecco perché una parte dell'UDC di Casini e una parte del Free di Fini si è allontanato, per non essere più ricattata dalla Lega. Cioè non si può, cioè la Lega è un virus mortale dell'economia italiana. Cioè la Lega pensa solo ed esclusivamente agli interessi degli imprenditori del nord, e questo non è più possibile, perché a sud c'è gente, non ci sono bestie, non ci sono animali. Cioè noi siamo persone in carne e ossa come loro. Cioè noi abbiamo diritto di vivere, noi abbiamo diritto di svilupparci economicamente. Cioè noi non possiamo pensare ancora che ci sono alcuni personaggi come Alfano, Schifani, cioè uomini che rappresentavano la Sicilia, si sono fatti mettere i piedi dalla Lega di Maroni e di Bossi prima. Cioè la Lega non è tutto, la Lega oggi non rappresenta neanche il 2,5% in tutta Italia. Cioè rischia, il presidente Maroni rischia di perdere le elezioni in Lombardia. Cioè, e qualcuno si presta in Sicilia, e io mi vergogno perché io sono siciliano, cioè se qualcuno si presta in Sicilia a portargli quello 0,5-0,7% di voti per far aumentare la percentuale di voti a livello nazionale alla Camera. Ma per quale risultato? Per che cosa? A chi interessa questo? Cioè non sicuramente ai siciliani. Cioè non possono rappresentare qualcuno. Cioè come io mi spiego, io sono candidato qua a Trappeto, cioè o meglio nella Sicilia occidentale, cioè si parla di Palermo, Trapani e Agrigento. Come si spiega che uno che va in televisione dicendo di conoscere il territorio si va a candidare a Catania, nella Sicilia orientale? Cioè tu lo fai solo per un tuo interesse personale, tu non rappresenti nessuno. Perché tu se verrai eletto, io mi auguro per te, perché come concittadino, se verrai eletto a chi rappresenterai? Ai catanesi o della Sicilia orientale o ai siciliani della Sicilia occidentale? Cioè già parte il concetto che tu come candidato stai imbrogliando la gente con il discorso della lista 3L. Poi mi suona pure strano il fatto che ti porti a Catania. Se tu ritieni, io ho visto un'intervista su Teleiato, se tu ritieni che realmente hai fatto l'ex sindaco, sei stato l'ex sindaco di Trappeto, che conosci il territorio, che vivi i disagi della gente, ma tu devi lottare per il tuo territorio, tu devi essere il rappresentante del tuo territorio, non del territorio di un altro. Questi sono giochini di potere per favorire la candidata Navarra, che ora si scopre che sia trappetese. Io realmente vivo da circa 35 anni a Trappeto, mio papà era di Trappeto, i miei nonni erano di Trappeto. Quando parlo con la gente gli dico: ma conoscete la signora Navarra? Un e cognome trappetaro. Ora, come si fa? Questi sono giochi di poteri politici dove chi gestisce la Lega ha deciso che la signora Navarra doveva essere candidata in questa circoscrizione. Ma realmente noi dobbiamo portare dei voti a una Lega e a un PDL che sta distruggendo l'economia del Sud Italia? Cioè, io me lo chiedo non da candidato, da cittadino, che è diverso. Io in questo momento sono candidato perché ho fatto una scelta di campo, ma principalmente sono un elettore e un cittadino, e quando io andrò a votare per una mia scelta di campo voterò il FLI, ma sicuramente se io non ero in campo con il FLI non avrei votato la Lega e tantomeno avrei votato Berlusconi.
forse avrei dato un voto di protesta, anche se inutile, perché il voto, purtroppo mi dispiace per Grillo, ma prenderà un sacco di voti, ma saranno dei voti inutili, perché non, lui non ha un programma reale che possa essere affrontato dal governo italiano. Cioè lui raccoglie solo i disagi della gente, ma criticare è facile, programmare è difficile, perché i programmi di uno Stato, io li riporto sempre a una famiglia, cioè io sono il papà di due bambine e sono sposato. Come ho detto prima, come cittadino vivo gli stessi disagi. Se io alle volte mi trovo in difficoltà, come tutti i padri di famiglia, riesco a gestire la mia cassa familiare, ma perché si tratta di quattro persone. Ma pensate a uno Stato che deve gestire tipo impiegati comunali, regionali, polizia, carabinieri, ministeri. Ma come fa? Con le macro regioni che gli succhiano il sangue, tipo portando tutte le... Perché loro... ecco un altro concetto. Io di professione sono un fisioterapista, però ho fatto diversi corsi, tra cui qualche corso qua, ho molte nozioni di economia aziendale, ambientale, qualcosa che riguarda il manageriale delle strutture riabilitative. Quindi bene o male riesco a capire come si fa a creare una macro regione, lasciare tutte le tasse in quella regione e Roma come si regge? Roma è non intesa come città, Roma è intesa come Italia, come capitale. Cioè la nazione italiana come fa a pagare se tutte le tasse rimangono nella regione? Le pensioni, come vengono pagate? I carabinieri, la polizia, come viene pagata? Cioè non hanno neanche il concetto minimo di federalismo fiscale. Loro lo vogliono solo ed esclusivamente per una questione di rendiconto bancario. Perché purtroppo, ahimè, lì non voglio parlare di questo perché non voglio essere querelato, però basta andare su internet e si vedono gli scandali della Lega per quanto riguarda le quote latte, per quanto riguarda traffici di armi, tra virgolette, e cose varie. Cioè siamo alla disperazione totale come cittadini. Cioè io voglio fare un appello, non vi ho detto tutti i punti del programma perché diciamo è molto lungo, però ci sono delle cose che devono essere ribadite proprio nel concetto della politica. Per esempio, aiutare i giovani nella ricerca del lavoro e favorire le aziende che assumono personale. Come li favoriamo queste aziende? Facendo una certa detassazione per le imprese che assumono giovani under 30, perché il problema non è la disoccupazione dai 18 anni in su, il problema è che ci sono disoccupati che hanno 40 anni. Ma questi il posto di lavoro quando lo devono trovare? Ma questi la pensione quando la devono prendere? Se riusciranno a prenderla? Cioè, ecco dove bisognerebbe basare la politica, non sulle chiacchiere, su dei punti programmatici che ti permettono di dire: noi vogliamo fare questo, se ci volete votare ci date un voto politico. Cioè noi non stiamo, tra virgolette, criticando, ma stiamo cercando di aprirvi gli occhi, perché il lavoro lo dicono tutti, lo dice il ministro, l'ex ministro Tremonti. Non si capisce perché quando era ministro non l'ha dato, lo dice Berlusconi, lo dice Bersani, lo dice il Peppe Grillo, però come volete farlo? Cioè aiutate un'impresa ad assumere, aiutate le donne a entrare nel mondo del lavoro, magari proponendo determinate cose alle imprese, detassazioni alle imprese. Cioè non si capisce come vogliono fare i programmi gli altri. Qui c'è una connessione, ripeto, la ritengo seria perché è guidata da Monti. Oddio, Monti non è Dio in terra, Monti è un essere umano come tutti noi, che può fare degli sbagli, però io ho partecipato a diverse riunioni con altri senatori che lo sostengono, e pensare che la Sicilia, per esempio, sia la piattaforma del Mediterraneo, e abbia lo statuto della regione autonomo e nessuno lo applica,
È vergognoso. Cioè, pensare che il traffico navale del Mediterraneo vada a finire in Spagna o a Amsterdam o nei paesi del Nord Africa che si affacciano alla nostra costa, e qua ci sono solo di passaggio, cioè non si fermano, cioè è vergognoso. Lo stesso vale per tutti i traffici aerei, cioè passano da qua sopra, ma noi non ci siamo, non esistiamo. Cioè, quando poi vanno a fare scalo in Spagna, in Amsterdam, a Parigi, cioè noi non esistiamo. Ecco che cosa vorremmo fare. Giustamente, questo non è che ipoteticamente verrebbe letto Monti, dall'oggi al domani si fanno queste cose, perché da noi purtroppo mancano le infrastrutture. Basta guardare Trappeto, che è un piccolo paese di 2000 abitanti, e riversare il piccolo in grande. Cioè, il disagio piccolo manifestato in grande diventa più difficile da governare, ma sicuramente con dei programmi sarà più facile da realizzare.